Ai tavoli del Casino Perla ritroviamo Francesca Fratazzi, la vincitrice della prima edizione del King of Poker. L'abbiamo intervistata per sapere cosa è cambiato dalla sua vittoria del 2012. Scopriamo la sua opinione su questa edizione. Dal primo COP non è cambiato assolutamente nulla, a partire dal nome. Avevano promesso agli organizzatori che, qualora l'avesse vinto una donna, si sarebbe chiamato Queen of Poker e invece continua a chiamarsi King of Poker. Io vedo oggi che la terza edizione, la terza tappa, tante donne, molte di più diciamo della prima edizione per l'appunto, e spero che lo vinca di nuovo una donna, ovviamente, perché sono di parte, tutto qua. Cos'altro dire? È sempre una bella emozione, ci sono tanti amici, tante persone, è sempre una bella sfida. Poi per noi romani, insomma, il 70% dei giocatori sono di Roma, quindi vincerlo ha un sapore proprio di casa. Nella location di Nuova Gorica mi trovo praticamente a casa, si sta benissimo qui, bellissima poker room, la più grande d'Europa, gli organizzatori sono fantastici, Bojan, poi insomma parecchie soddisfazioni ce le siamo tolte qui e speriamo di togliercene sempre di nuove, di mettere sempre più bandierine. Continuiamo a giocare, ancora è lunghissima.